Carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio e tutti coloro che stanno seguendo la trasmissione, ben ritrovati per una nuova puntata di De Maria Nunc Ansatis, in questo ciclo di catechesi dedicate alla grandezza e all'eccellenza della figura della Madonna. Ecco, ricordo a tutti gli ascoltatori che stiamo occupandoci dei quattro dogmi mariani finora definiti dalla Chiesa Cattolica. In particolare siamo giunti a meditare sul secondo dogma mariano, scusate, la maternità divina di Maria, che abbiamo visto nella sua anzitutto principale conformazione, il contesto in cui si è definito questo dogma, l'eresia che gli ha dato, diciamo, occasione prossima per la sua riflessione ecclesiale. Ed anche la risposta che poi la Chiesa sulla scia dell'illuminata dottrina di San Cirillo di Alessandria ha dato ufficialmente durante il Concilio di Efeso, dove la Maternità Divina di Maria, abbiamo letto la volta scorsa dopo i testi conciliari, è stata dogmaticamente definita. Abbiamo anche già visto le forti implicazioni cristologiche che questo dogma ha. Quindi la retta comprensione del dogma della maternità divina influisce, condiziona pesantemente sulla retta comprensione del dogma dell'incarnazione e a sua volta la retta comprensione del dogma dell'incarnazione influisce, perdonate il linguaggio un pochino tecnico, però questi sono argomenti, sono materie dogmatiche, influisce su quella che si chiama la soteriologia, cioè la dottrina della Chiesa circa la salvezza, perché abbiamo visto l'adagio antico, quod non est assumptum non est sanatum, ciò che non è stato assunto non è stato sanato, quindi se non si trattasse di vera incarnazione del Figlio di Dio, ci sarebbero due conseguenze, come abbiamo visto nelle puntate precedenti. Primo, noi non saremmo stati veramente redenti. E secondo, non si potrebbe essere certi della irreversibilità di questa scelta fatta dalla divinità una volta che il Verbo si è fatto carne e che ha iniziato questa seconda modalità di essere che si aggiunge a quella eterna per la quale è Dio da Dio, luce da luce e Dio vero da Dio vero. La seconda ovviamente è quella umana, quella eterna, quella divina. Da quel momento si può e si deve dire che la seconda persona della Santissima Trinità, pur non avendo subito alcun mutamento in se stesso, perché Dio non può mutare, quindi è rimasto integro quello che era, però ha anche un altro modo di essere, che è quello umano, che prima non aveva. E che da quell'istante in poi, per tutti i secoli dei secoli, nella Santissima Trinità, una delle tre persone divine ha un doppio modo di essere, divino e umano, e questo ce l'ha la seconda persona della Santissima Trinità, ovvero il Figlio di Dio. Oggi andremo a vedere, aiutati anche dalla lettura di alcuni testi magistrali della Lumen Gentium e del Catechismo della Chiesa Cattolica, alcune ulteriori implicazioni, quindi chiudendo forse questo argomento, con questa puntata di questo dogma, perché ci sono anche delle applicazioni e delle conseguenze serie, sia da un punto di vista ecclesiologico, quindi la maternità divina di Maria influisce fortissimamente sul suo essere madre della Chiesa. Sappiamo che da quest'anno, grazie all'iniziativa di Papa Francesco, la festa di Maria, Madre della Chiesa, che pure non esisteva, diciamo così, come memoria liturgica obbligatoria, ma nel nuovo Missale Mariano c'è una messa in onore di Maria, immagine Madre della Chiesa, anzi veramente di immagine Madre della Chiesa, se non ricordo male ce ne sono tre di messe nel Missale Mariano, però non c'era ancora, quindi era una messa, diciamo così, devozionale, come le 46 messe contenute nel Missale Mariano, ma non assurgente al rango di memoria obbligatoria. Voi sapete, quando una cosa nella Chiesa Cattolica è memoria obbligatoria, in tutta la Chiesa Cattolica la memoria obbligatoria deve essere celebrata, anche se un sacerdote celebrasse una messa, come dire,
privata, tra virgolette, quindi senza concorso di popolo, se c'è una memoria obbligatoria, è gravemente tenuto a celebrare quella messa in comunione con tutta quanta la Chiesa, non può fare di testa sua. Quindi aver fatto un atto di questo genere significa sottoporre all'attenzione necessaria di tutta la Chiesa il tema della Divina Maternità, e questo chiaramente è importantissimo, questo qui. Il tema della Divina Maternità, come dire, o meglio, delle conseguenze ecclesiologiche della maternità divina di Maria. Non solo, ci sono anche delle conseguenze, potremmo definirle spirituali antropologiche, perché la Madonna è madre di Dio, la Madonna è madre della Chiesa, ma la Madonna è anche madre tua e mia. Quindi c'è questo arco, diciamo così, e vedremo come tutte queste tre cose, anche se hanno modalità di manifestazione differenti, ma sono tutte quante concentrate nel fiat che la Madonna ha detto all'istante della Annunciazione. Quindi vedremo, no? È vero che è sulla croce che Gesù ha detto a Maria: donna, ecco tuo figlio, no? Quindi, e in Giovanni l'ha costituita ad un tempo madre della Chiesa e madre di ogni singolo discepolo di Gesù, perché San Giovanni era il rappresentante degli apostoli della croce, perché c'era soltanto lui, ma era anche il discepolo prediletto. Quindi in lui c'era questa doppia maternità della Madonna manifestata da Gesù. Ma quando la Madonna è diventata madre della Chiesa e di tutti noi? È un po' come la Pentecoste, no? Non è che il giorno di Pentecoste è nata la Chiesa. La Chiesa, ho fatto un po', ho cominciato quest'anno le catechesi sulla Chiesa è nata prima dei secoli, veramente di Dio. Ecco, la Chiesa è stata già in parte manifestata con la creazione, prefigurata nell'Antico Testamento, e poi materialmente, proprio concretamente, in tutte quante le sue componenti essenziali, fondata, secondo la tradizione, ribadita chiaramente dal Concilio, da Gesù. Il giorno della Pentecoste la Chiesa si manifesta al mondo, quindi riceve il sigillo dello Spirito Santo per iniziare la sua missione, e si manifesta, ma non è stata fondata o è nata il giorno della Pentecoste. Ecco, così la maternità di Maria nei nostri confronti non è nata sul Calvario. È nata anche qui, pensata dal Padre Eterno, dall'Altissima Trinità, da tutta l'eternità, però è nata quando la Madonna disse fiat. Perché? Perché il verbo fatto carne, d'accordo, dice il grande San Paolo, non è semplicemente una persona divina individua, d'accordo? Ma il verbo fatto carne è il mistico capo del suo corpo, che è la Chiesa. Attenzione che l'immagine di Chiesa, corpo di Cristo, che usa San Paolo, è fondamentalissima. Perché dire che la Chiesa è corpo di Cristo vuol dire che io non posso, guardate che è una cosa molto forte questa qui, io non posso guardare a Gesù come avulso dalla Chiesa che è unita a lui, capite? Unita come il mio corpo è unita alla mia testa. È chiaro che quella è un'immagine, ma è un'immagine forte, d'accordo? Cioè, se a me mi tagli la testa, non muore soltanto il corpo, muore pure la testa. Capite? Cioè, Cristo sì, Chiesa no, che ogni tanto mi stava sto slogan, adesso l'ho ancora un pochino in giro. È una follia, è una cosa ontologicamente inesistente, non c'è, capite? E quindi quando la Madonna ha detto fiat, cioè che il verbo diventava carne e quindi capo del corpo di Cristo, scusate, mia madre non è mica madre solo della mia capoccia, d'accordo? È madre mia, capite? È madre mia, non è male. Quindi dire fiat,
non è io do la natura umana al capo della Chiesa, ma attenzione, ed ecco la maternità nei confronti della Chiesa, io do attenzione, trasmetto, sono canale di trasmissione materno della natura divina ai membri di questo corpo, capite? Cioè, con l'incarnazione succedono due cose. La Madonna dà la natura umana al Verbo perché si faccia uomo, ma al tempo stesso fa passare la pienezza di grazia che c'era in lei nelle membra di questo corpo perché noi diventiamo divini. E questo lo fa sia in quanto concerne il corpo, come dire, collettivo della Chiesa, cioè tutti i membri della Chiesa che furono, sono e saranno. Tutti, nessuno escluso, ma anche nei confronti del singolo. Dal momento dell'incarnazione, il Verbo può dire in verità a Maria Santissima, mamma. Ma da quello stesso momento io posso dire in perfetta verità a Maria Santissima, mamma. E, attenzione, l'amore che Maria Santissima ha nei confronti di Gesù non è molto dissimile, anzi poco, d'accordo, di quello che ha nei miei confronti. E la maternità bellissima di Maria, spirituale nei nostri confronti, si esplica in una maniera talmente bella e forte che la Madonna considera ciascuno di noi come se fossero il suo figlio unico, come insegnava Luigi Monforte. Dice, immaginati di che tutte le donne del pianeta Terra, che furono, sono e saranno, abbiano un figlio solo. Quindi concentra tutto l'amore di tutte quante le mamme degne di questo nome, che furono, sono e saranno, nei confronti di un figlio solo. Quanto grande sarà l'amore di questa mamma? Cioè, che ce lo diciamo a fare? Bene, sappi che l'amore di Maria nei tuoi confronti è più grande dell'amore che avrebbe una tale mamma nei confronti di questo tale figlio. E questo, fratelli e sorelle carissimi, figlioli miei cari, non è che è consolante di più, capite? Perché avere una tale mamma in Maria Santissima è grandissima consolazione. Allora, passo alla lettura di qualche testo della Lumen Gentium. Momento però, volevo un attimo dire una cosa a proposito del corpo di Cristo. Attenzione che Gesù non si concepisce senza la Chiesa e la Chiesa non si concepisce senza Gesù. Per cui noi capiamo che stare nella Chiesa, essere nella Chiesa, amare la Chiesa, vivere nella Chiesa vuol dire ipso fatto, vivere Gesù, cioè se uno mi fa una carezza a me, mi fa una carezza sulla mano, mi fa caro, d'accordo? Non è che la carezza l'ha fatta alla mano, la carezza l'ha fatta a me, d'accordo? Se come è, d'accordo, questo c'è San Paolo, d'accordo, non c'è soltanto la mystici corporis di Pio XII, con tutto il rispetto, o il paragrafo, mi ricordo del 6 o 7 della Lumen Gentium, dove si parla della Chiesa del corpo di Cristo, 8, adesso non mi ricordo, comunque nel primo capitolo viene e affrontato subito la Chiesa, il tema della Chiesa del Corpo di Cristo perché è fondante, fondamentale. Ma qui ci sta di mezzo San Paolo in persona, d'accordo con la lettera degli Efesini e ai Colossesi, dove sviluppa alla grande questo tema, no? Quindi non essere devoti della Chiesa, toccare la Chiesa, infangare la Chiesa, parlare male della Chiesa, criticare la Chiesa, è atto che colpisce direttamente nostro Signore Gesù Cristo, nostro Signore Gesù Cristo. Capite? Non, cioè, e se la Chiesa stesse vivendo un momento difficile, dove certamente, come dire, nostro Signore non ha molte motivazioni per essere molto entusiasta dello stato di alcuni, tanti membri della Chiesa, uomini di Chiesa, non ci interessa. Quello non cessa di essere la sua Chiesa, il suo corpo.
Per cui dare una coltellata al suo mistico corpo e dare una coltellata a lui. Capito? Quando Gesù manda gli apostoli, e nei dodici sappiamo che la Chiesa è in nuce concentrata, no? Come se fosse un concepimento, no? Un feto, d'accordo? Noi viviamo nella Chiesa apostolica, siamo raccordati ai 12 apostoli attraverso cosa? Attraverso la successione ininterrotta nell'episcopato dei vescovi. Capite? C'è questo. Quindi toccare questo significa ferire Gesù, ferirlo a lui, non metaforicamente. Quando Gesù diceva manda i dodici, non ha detto chi accoglie voi è come se accogliesse me. Chi accoglie voi accoglie me, chi ascolta voi ascolta me. Attenzione, questo lo ha detto da un punto di vista oggettivo, non soggettivo. Perché nell'invio dei dodici, non dimentichiamolo, qui bisogna sempre far funzionare bene il cervello quando si fanno le meditazioni e le riflessioni teologiche. Tra i dodici ha inviato pure Giuda. Quindi durante chi ascolta Giuda, ascolta Gesù, capito? Oh, a quei tempi questo era, che poi Gesù, che poi Giuda sia caduto, d'accordo? E sia stato rescisso dal corpo della Chiesa, anzi si sia, come sempre accade, auto rescisso dal corpo della Chiesa e il suo posto l'hanno preso altri, come c'è scritto nella scrittura, questo è un altro discorso. Capite? Ma quando Gesù invia, non invia il singolo come singolo, ma invia il singolo come apostolo, capite? Come suo rappresentante, oggettivo. Per questo che i santi, alle spalle questa mattina, chi vede insomma il video in diretta, ho un bellissimo quadro della Madonna che guarda San Francesco e ripeto e ripeterò la devozione alle istituzioni della Chiesa non è mai ad personam, è sempre ad officium, d'accordo? San Francesco era devoto ai sacerdoti, ai vescovi, ai cardinali e al Papa in quanto sacerdoti, vescovi, cardinali e papa, a prescindere dalle loro qualità e qualificazioni soggettive. Basta leggere le fonti francescane, lo hanno provocato, gli portarono davanti i sacerdoti notoriamente peccatori, scandali grossi quanto una casa. Cioè, se San Francesco fosse campato oggi, voglio vedere, l'avrebbero messo in galera. Immaginate che portassero un sacerdote di quelli proprio, inqualificabili, e che lui gli bacia i piedi dicendo: ha fatto tutto quello che ha fatto, la giustizia umana, faccio pure il suo corso, e quella divina peggio ancora. Io in lui vedo soltanto che quando celebra la messa pure questo, consacra. Fino a quando non sarà sospesa divinis. Ma attenzione, anche quando fosse sospesa divinis, se si impazzisce e vuole continuare a celebrare la messa, quello consacra lo stesso, perché già è investito nel sacerdozio di Cristo. Chiuse queste parentesi, quindi questo per far comprendere l'unità ontologica, oserei dire, che c'è tra Cristo e la Chiesa. Ontologica, d'accordo? La Madonna quando è diventata madre tua? Con l'annunciazione, ma che c'entra l'annunciazione? Dice, ma l'annunciazione è diventare la madre di Dio. No, no, del corpo e del capo si diventa madre insieme. Quando sono stato concepito, ripeto, mia madre non è che era madre della testa di Don Leonardo, invece del corpo di Don Leonardo era un'altra madre. Ok? Quindi attenzione, adesso andiamo alla Lumen Gentium e leggiamo alcune cose. Per esempio, il numero 54 della Lumen Gentium. Il Santo Sinodo, qui cito, virgolettato, mentre espone la dottrina sulla Chiesa, nella quale il Divino Redentore opera la salvezza, attenzione, espone la dottrina sulla Chiesa nella quale il Divino Redentore opera la salvezza. Noi sappiamo,
È possibile la salvezza fuori della Chiesa? Sì, a certe condizioni, ma la pienezza dei mezzi salvifici, di tutti i mezzi salvifici, sono solo nella Chiesa Cattolica. La pienezza di tutti i mezzi salvifici. Quindi, il Santo Sinodo, mentre espone la dottrina sulla Chiesa nella quale il Divino Redentore opera la salvezza, intende illustrare attentamente sia la funzione della Beata Vergine Maria nel mistero del Verbo incarnato e del corpo mistico, sia i doveri degli uomini redenti verso la Theotokos, vedete il titolo che gli attribuisce subito, Deipara, tra parentesi quadri, madre di Cristo e madre degli uomini. Attenzione, Theotokos. Madre di Cristo e madre degli uomini, non sono disgiungibili le due realtà. Non sono disgiungibili. Poi, nel numero 55, bellissimo, pone il Concilio la Maternità Divina, che è il primo titolo che approfondisce alla grande, giustamente, in parallelismo tipologico con Eva. Eva significa, che vuol dire parallelismo tipologico? Questo è oggetto della mia tesi dottorale, no? Quello che è accaduto in passato, quindi nella storia prima di Cristo, era in realtà una figura, quindi una prefigurazione di quello che sarebbe accaduto in futuro, che lo contiene e lo supera il passato. Allora, Eva era la madre di tutti quanti i viventi, sì, ma dice una celebre omelia di un santo padre in una delle letture che si fanno in Santa Maria in Sabato, dice, dovremmo piuttosto chiamarla la madre di tutti i morenti, se non ricordo male, da San Giovanni Crisostomo a dire queste cose qui, perché è stata lei a instillare il veleno mortale per tutti. Ora, chi ci ha ridato non il veleno mortale, ma la grazia di cui Eva ci ha privati, inducendo Adamo al peccato? La Madonna! Quindi c'è stata un'Eva assassina, diciamo così, sì, e ci doveva essere una nuova Eva trasmettitrice della vita divina, questa è Maria. Ancora, con la sua autorevolezza, la Costituzione afferma che Maria Santissima, con la maternità divina, compie oggettivamente la profezia di Isaia 7,14, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Questa è un'affermazione forte perché voi sapete che l'interpretazione oggettiva della Sacra Scrittura non è affare privato. San Pietro scrive chiaramente nelle sue lettere: sappiate anzitutto questo, nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, perché non da altro che da Spirito Santo furono mossi coloro che scrissero le profezie. E chi può interpretare autenticamente la Sacra Scrittura? La Chiesa. E basta. Noi non possiamo fare interpretazioni, noi possiamo leggere, non possiamo. La Chiesa desidera che sia letta la Sacra Scrittura, auspica che sia letta, auspica che sia conosciuta, auspica che sia meditata, ma la lettura spirituale personale. Non ti inventi l'esegeta, il teologo di turno e ti pensi di andare a fare definizioni o cose in base alla Sacra Scrittura. Questo è compito un sacerdote quando spiega la Sacra Scrittura, per esempio, o quando fa un'omelia, deve ovviamente, anzitutto, certamente, poi ci sono i passaggi, quindi le applicazioni pratiche, le esortazioni che si fanno, l'applicazione esistenziale, tutto quello che vogliamo, ma come dire, la base, la piattaforma omiletica è la tradizione, il pensiero della Chiesa comune sui passi che sono stati che sono oggetto di spiegazione, no? Quindi quella profezia è compiuta in Maria. Oh, al numero 56. Bellissima. E la Lumen Gentium esalta la grandezza della Madonna, evidenziando che ella, nella maternità divina, non fu
meramente passiva. Anzi, Maria fu uno strumento cooperante nella stessa incarnazione del Verbo, perché Dio gli ha chiesto il permesso alla Madonna. Cioè, se si legge l'episodio dell'Annunciazione, è evidentissimo. Ha fatto un annuncio, ha manifestato un progetto, ma ha atteso il consenso di fede di Maria Santissima, il suo Ecce Ancilla Domini, Fiat mihi secundum verbum tuum. Un consenso che, a detta degli interpreti dei Santi Padri, è uno degli atti più eroici che sia mai stato fatto, perché con quel consenso la Madonna accettava, attenzione, non solo il gaudio che lo ha sentito, cioè quello che ha vissuto la Madonna quando il Verbo è diventato carne in lei, lo sa solo lei, d'accordo? È stata sicuramente un'estasi meravigliosa. Ma attenzione, non solo quello. Perché lei, dicendo Fiat, sapeva benissimo, perché la Bibbia la conosceva bene, la Madonna, a differenza di noi, ahimè, che dire Fiat significava consacrarsi al più grande dolore che sia mai esistito, perché quello doveva essere il Redentore. Ma non solo, dire Fiat a lui, cioè, quello è il Figlio Santo, voleva dire il Fiat a prendersi carico di una montagna dei figli sciagurati come siamo noi. C'è un'omelia di San Bernardo, dovrebbe essere, se non ricordo male, ma è commovente. San Bernardo lo festeggeremo tra poco, ad agosto, Dottor Marianus, oltre che Dottor Melliflus, e commentando l'episodio del Donna ecco tuo figlio, no? Ma come? Madonnina mia, ma che succede? Tu ti viene tolto Dio e prendi la creatura, il maestro e prendi il discepolo, il Signore e prendi il servo, il giusto e prendi il peccatore, quello che era la tua letizia e quelli che ti avranno ricoperto il cuore di spine su spine in continuazione. Sì, quello fu il momento in cui fu manifestato al mondo e cui fu chiesta alla Madonna la ratifica. Quello la Madonna lo accettò nell'istante stesso dell'incarnazione. Cioè, la Madonna è diventata mia madre, madre di Don Leonardo Maria Pompei, di chiunque sta ascoltando questa catechesi, quando ha detto Fiat. Storicamente, perché poi teologicamente andiamo molto avanti, andiamo molto prima, però storicamente, quindi attenzione, ancora. In Lumen Gentium 60 si parla esplicitamente della maternità della Beata Vergine Maria verso tutti gli uomini e in particolare di Maria, Madre della Chiesa. Voi sapete che su questo titolo ha tanto insistito il beato prossimo santo Paolo VI, proprio al termine del concilio. E proprio, come dire, a coronamento di questo spettacolare capitolo, che è il numero 8 della Lumen Gentium. Adesso qui non c'è tempo e non è neanche la sede opportuna, insomma, per parlare della genesi di questo capitolo, no? E anche tutta la diatriba conciliare, c'era chi voleva fare una costituzione a parte solo sulla Madonna, eccetera eccetera, no? E, ecco, però è bellissimo aver riscoperto questo titolo e è anche molto molto consolante. Cioè, la Chiesa ha una madre sollecita. Allora, quindi questo ci aiuta. Ragazzi, noi uno stile proprio fondamentale del cristiano è quello stile sereno e soave, nel senso che nessuno di noi salva l'umanità. Il salvatore dell'umanità è uno, è il nostro Signore Gesù Cristo. Allora, vediamo tante cose storte nella Chiesa, alcune purtroppo, come sappiamo, sono amplificate, esacerbate, d'accordo, anche purtroppo da gente che non ama molto la Chiesa e a cui purtroppo noi per primi gli diamo proprio, glielo presentiamo su un piatto d'argento la possibilità di gettare fango e letame contro la Chiesa. Allora, che succede? Supponiamo un fedele o un uomo di Chiesa che la Chiesa la ami veramente, gli dispiace vedere queste cose, no? Brutto,
E allora si mette in testa una cosa di per se stessa buona, cerchiamo di difendere la chi, cerchiamo di reagire, attenzione, ecco. Quindi il principio va bene, poi bisogna vedere però come. Cioè, uno può stare angustiato per queste cose, no? Cioè, oppure può stare, cioè io quando sento una cosa del genere è chiaro che la coltellata al cuore ti arriva, però non è che mi viene l'angustia o l'agitazione. Perché questo non è una cosa conforme alla divina volontà. La sofferenza profonda sì, ma al tempo stesso sapendo che anche questa cosa, ahimè, è permessa dalla divina volontà, purtroppo, per fini che lei solo conosce, sapendo che comunque anche da tanto, tanto marciume può trarre il bene, e sapendo comunque che la Chiesa appartiene all'Altissimo e c'ha una madre che non l'abbandona, e sapendo che io che ce posso fare? Cioè, non è che io posso impedire che uno scandalo andato a finire su tutti quanti i giornali non ci sia più, né è saggio, come dire, semplicemente minimizzare. Allora, come si opera, come si aiuta, come si coopera? Facendo mio quel dolore, anzitutto. Io dico sempre, guardate il Papa, anche a molti, insomma, che lo sapete, che una volta a settimana il Papa riceve le persone che hanno avuto modo di soffrire a causa del cattivo esempio di uomini di Chiesa. Pensiamo che sia una cosa di poco conto? No, questa è una reazione perfetta, perché il Papa cioè, non è mica colpa sua, non è mica fatta lui quella cosa lì, no? Però lui è il capo della Chiesa, quindi lui si prende su di sé il male che ha fatto un suo figlio, d'accordo? E dice semplicemente a quella persona: guarda, mi dispiace tanto, ti chiedo scusa per lui, ti sto vicino e ti faccio una carezza, che te posso fare? Non posso mica ammazzare, cioè, ma anche se l'ammazzassi, ormai questa cosa è stata fatta. Fermo restando che Francesco stesso ha dato diversi giri di vite paurosi, per chi non lo sapesse, insomma, nella repressione di alcuni scandali ecclesiali. Quello non è che ce la risolviamo così, d'accordo? Ma nelle sedi competenti è giusto fare tutto. Però capite, cioè, agitarsi, cioè, che vuoi fare? Andiamo avanti. Cerchiamo di fare il possibile, usando tutti quanti i mezzi buoni, perché tante cose non accadano mai più, d'accordo? Ci preghiamo sopra, ci facciamo penitenza, diamo il buon esempio e incarniamo uno stile di vita cristiana ed evangelica che sia coerente, che attiri le persone, che mostri al mondo l'amore di Gesù. Basta, più di questo non possiamo farci, d'accordo? Quindi tutta quanta una serie di fenomeni, di agitazioni, non sono cose che vengono da Dio, anche se l'intenzione sarebbe buona, cioè io sono preoccupato per la Chiesa, ma noi non dobbiamo preoccuparci, come diceva Gesù a Santa Marta, noi dobbiamo occuparci, perché San Pietro diceva che le preoccupazioni vanno tutte quante gettate in Gesù, gettando in lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi, non è che dorme. Allora io mi occupo delle cose, io sono prete. Come amo la Chiesa, occupandomi dei miei parrocchiani, occupandomi della predicazione, avvicinando le persone lontane, incarnando uno stile pastorale che possibilmente mi renda simile, questo mi metterei sottoterra, insomma, Gesù buon pastore, che dà la vita per le pecorelle, cercando di non metterci il carro di ruota da 90, non essendo io occasione di chiacchiere, di scandali, cioè, che posso, che, dopo questo che vogliamo fare? Pregando tanto, certamente, queste poi sono cose che attengono alla sfera personale, no? Basta, basta, basta. Oggi è questo, domani se il nostro Signore mi chiederà altro, mi metterà in altre situazioni, ci occuperemo di altro, insomma, no? Basta. Ecco. Quindi la maternità della Beata Vergine Maria è sotto gli uomini. La Chiesa ha una madre, d'accordo? Ci pensa la Madonna, ci pensa la mamma. Ci sono, perché le cose che sono più grandi di noi, che ce lo siamo fatti? Ci pensa la Madonna, ci
Ma come usciamo fuori da questo, da questo vicolo cieco? Ci pensa la Madonna, d'accordo? Ci penserà, ci deve pensare. Non ci posso pensare io. Insomma, non vedo, non lo so come si esce fuori dal vicolo cieco io. Ci penserà la Madonna. E quello che ha aperto il Mar Rosso e che ha fatto passare gli israeliti sull'asciutto, ma non sarà buono a darci una mano nell'esecuzione dei problemi e delle sofferenze delle popolazioni che ci affliggono? Io credo di sì, insomma. Quindi, allora, Lumen Gentium 61, l'essere madre di Dio per Maria, bellissimo, ha significato, attenzione, attenzione, qui c'è anche il fondamento, sapete, il Concilio Vaticano II non ha definito il quinto dogma mariano, quello della Cura Redentrice. Però che per quanto ne dicono alcuni critici, a mio modestissimo avviso, proprio in questo capitolo, ci sono già tutte quante le premesse dottrinali, d'accordo? Mancherà, ecco, un completamento, e se questa sarà volontà di Dio, un pontefice che si prenda la briga di definirlo, ma di metterci gli ultimi pallini e di dire: bene, questa è verità rivelata da Dio, ma sentite cosa dice qui. L'essere madre di Dio ha significato l'essere associata, attenzione, nel modo più singolare e particolare e più di ogni altra creatura all'opera della redenzione. È bellissima questa espressione. Quindi associata, Gesù l'ha unita a sé. Quando? All'incarnazione, nel momento stesso in cui era costituita madre di Dio. D'accordo? E nel modo più singolare, come Maria, nessuno ha partecipato a questo mistero. Particolare e riguardante lei, e più di ogni altro, quindi nessuno è tanto associato all'opera della redenzione quanto Maria Santissima. Già queste espressioni, e quindi conseguenza di questo, vedete come la maternità della Chiesa sia legata alla maternità divina. È dunque madre di tutti nell'ordine della grazia. Cioè, come una madre fisica dà la vita naturale al figlio, perché lo concepisce nel grembo, lo fa nascere, così la madre nell'ordine della grazia cosa ci dà? La grazia di cui è piena. Ecco perché tutte le grazie passano per Maria. Ecco perché, per esempio, perché è così importante la preghiera del Santo Rosario. Anche se non è la preghiera più grande che esiste nella Chiesa, nessuno si scandalizzi, la preghiera più grande che esiste nella Chiesa è la sua preghiera pubblica e ufficiale, cioè la liturgia della Santa Messa, la liturgia delle ore, quindi questa è la preghiera oggettivamente più grande che esiste nella Chiesa. Quindi il rosario però, che è una preghiera di origine devozionale, quindi non ha lo stesso grado di onore e di importanza che ha la preghiera pubblica della Chiesa, però da un punto di vista soggettivo è efficacissimo nell'impetrazione delle grazie. Ma perché? Perché il rosario non è altro che una contemplazione dei misteri della salvezza, dove dico il Padre Nostro, cioè tutte le grazie di cui noi abbiamo bisogno sono contenute nel Padre Nostro, ma a fianco a questo Padre Nostro ci affianco 10 Ave Maria, dove non soltanto riconosco, ripeto, l'annuncio dell'angelo, quindi ricordo e le parole di Elisabetta, ma chiedo anche alla Madonna, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, quando? Adesso, perché adesso mi servono le grazie, e nell'ora della nostra morte. Ah, glielo dici, glielo dici, glielo dici, glielo dici, glielo dici, e le grazie arrivano, perché lei è la madre dell'ordine della grazia. Lei vuole darti la grazia molto più e prima ancora che tu gliela chieda. Donna sei tanto grande e tanto vari, dice quel bellissimo canto che Dante mette in bocca a San Bernardo nel paradiso, che qual vuol grazie a te non ricorre, sua disianza vuol guardar senz'altro. No? Poi abbiamo Lumen Gentium 63. La maternità divina di Maria e la sua maternità universale, attenzione, guardate che bello, è figura tipo della maternità della Chiesa, che è madre e maestra nei confronti dell'umanità. Ecco proprio questo, oltre che Papa Francesco, già se non ricordo male, Benedetto XVI insisteva molto
La Chiesa è madre e impara ad essere Chiesa guardando Maria. Cosa significa questo? Dobbiamo sempre andare alle conseguenze. Allora noi, cioè, il nostro stile nei confronti del prossimo deve essere simile a quello che ha una mamma amorevole nei confronti del figlio. Non ci sono altri stili possibili dentro la Chiesa cattolica che voglia essere tale, non ci stanno. Lo dice il Concilio, la maternità divina di Maria, la sua maternità universale, è figura della maternità della Chiesa. La Chiesa è madre e maestra, attenzione, ma è madre maestra e maestra madre, che significa? Madre maestra, cioè la sua amorevolezza materna nei confronti di tutti, è chiaro che è finalizzata a cosa? Ad accogliere, ad attirare tutti, perché poi io possa dolcemente ammaestrarli, portarli alla verità, portarli alla salvezza, portarli a Gesù. Ma come le intercetto le persone? Questo è anche un pochino il segno del cambio di stile che si volle fare con il Concilio Vaticano II, no? Come? Avvicinandomi con questo stile o optando per altri stili? Gli altri stili possono anche essere in linea di principio leciti o, se vogliamo, anche legittimi, ma non sono lo stile della Madonna. Non sono. E quindi c'è, come dire, in qualche modo un distanziamento da quello che dovrebbe essere lo stile della Chiesa, perché la Madonna è tipo della maternità della Chiesa. Tipo stavolta in senso forte, ci sono due sensi di tipo. Quello che abbiamo visto prima, Eva tipo di Maria, vuol dire che Eva è una prefigurazione in peggio di quella che Maria sarebbe stato poi in mezzo. C'è un'altra forma di tipologia, qui adesso non c'ho tempo di approfondire tutte le cose che ho scritto nella tesi dottorale, che è differente, che è la tipologia dove c'è un prototipo e quelli che assomigliano al prototipo. La Madonna è tipo della Chiesa, ma non come Maria era tipo di come Eva era tipo di Maria, ma è il prototipo della Chiesa, cioè la Madonna realizza in sé la perfezione di ciò che la Chiesa è chiamata ad essere. Quindi la Chiesa deve guardare a Maria, per prendere esempio da lei. Capite? Ecco in che senso dice la maternità di Maria è tipo della maternità della Chiesa. Mutatis mutandis. Allora, avrebbe la Madonna questo stile nel trattare con questa persona? Avrebbe la Madonna questo stile nell'annunciare questa verità? Avrebbe la Madonna questo stile nell'annunciare questa verità morale? Avrebbe la Madonna questo stile nell'affrontare questo problema, nell'affrontare questa difficoltà, nell'affrontare questa situazione di sofferenza, questa ferita? E questo tutti dobbiamo chiedercelo, non soltanto i vescovi e i preti, non solo loro. In primis, ovviamente, loro. Capite? È che il vescovo rappresenta nella Chiesa locale questa immagine. Ma ecco perché il Papa sta sempre a dire tutti quanti i discorsi che fa sulla bontà, sulla tenerezza. Ma ci abbiamo mai pensato che è una coniugazione eminentemente mariana anche del ministero petrino? Ci abbiamo mai pensato? Ci abbiamo mai pensato? Bisogna pensarci, bisogna pensarci, secondo me. Non tutti sanno, per esempio, che il Papa, prima di fare un viaggio, va a Santa Maria Maggiore a pregare la Madonna e quando torna la va a ringraziare. Io queste cose le dico, d'accordo? Perché desidero che sia esaltata la Madonna, e desidero che sia conosciuta anche la devozione del pontefice. Allora, un'immagine materna di chiesa è ovvio che sia polarizzata sulla tenerezza, perché la Madonna, quando vede una persona che sbaglia, e ne vede tante adesso, qual è la prima cosa che fa la Madonna? Sentiamo, quando vede una persona che sbaglia. Io chiedo a chi sta ascoltando questa catechesi in diretta o in differita, facendo un attimo di silenzio lì. La Madonna vede un grande peccatore, una persona che sta sbagliando, chiunque essa sia, e
Qual è la prima cosa che fa una mamma che vede un figlio che sbaglia? No. Facciamo un po' di fila. Piange, soffre, soffre. Non è che se lo mangia vivo, soffre. E come farà? Che cosa comincia a fare? Comincia a industriarsi, a fare di tutto per cercare di recuperare quel povero figlio, che comunque rimane figlio suo. Capite? Che è comunque interiormente lacerato. Ora, questa assunzione di maternità l'uno nei confronti degli altri, tra noi cristiani, io penso che sarebbe una bella cosa da fare, molto bella. E la determinazione di uno stile ecclesiale differente, di cui c'è tanto bisogno. Allora, purtroppo ci vorrà un'altra appendice, perché dico l'ultima cosa, che siamo addirittura di chiusura, non vorrei che, ecco, poi le suore mi sgridino, siamo andati oltre i tempi. Lumen Gentium 64, spero di essere breve. Il senso della maternità della Chiesa modellato sulla maternità di Maria, guardate, lo riprendo la prossima volta, lo leggo perché qui ci vorrebbe un'altra ora. La Chiesa, contemplando l'arcana santità della Vergine, imitandone la carità e compiendo fedelmente la volontà del Padre. Guardate che ognuna di queste frasi si può fare una catechesi lunga mezz'ora, eh? Per mezzo della parola di Dio accolta con fedeltà, diventa essa pure madre, poiché con la predicazione e il battesimo genera la vita nuova e immortale i figli che sono stati concepiti ad opera dello Spirito Santo e nati da Dio. La riprendo, ricominciamo la prossima volta sicuramente da questo Lumen Gentium 64, no? Ma è bellissima, ci lasciamo con questa contemplazione, che penso sia la Chiesa contemplando l'arcana santità della verità, l'arcana perché la santità della Madonna è qualcosa di inimmaginabile. Io personalmente, sarò stupido, mi si dica, penso che la santità della Madonna può essere conosciuta e compresa solo da Dio. Io penso che i santi che la vedono e gli angeli che la vedono non la possono comprendere. Cioè la possono contemplare, ne possono restare ammirati, ma è talmente tanto abbagliante che non penso che la possano sondare. Personalmente. Arcana, dice il Concilio Santità di Messa, che l'arcana è qualcosa di misteriosamente affascinante che ci supera. L'arcana santità di Maria. Imitandone la carità. La carità della Madonna. Ma che cos'è la carità di Maria? Ma come tratta le persone la Madonna? Vogliamo chiedercelo una volta buona? Vogliamo chiedercelo. Io qualche giorno fa ho letto un messaggio, adesso non diciamo niente, di una presunta apparizione della Madonna, molto celebre. Io ho letto quel messaggio, ho detto, se sia la Madonna o non sia la Madonna, non spetta a me dare l'ultima parola, ma spetta a Santa Madre. Personalmente io credo che la Madonna assomigli moltissimo a chi ha detto queste cose. Una tale carità, un tale rispetto, delicatezza, dolcezza, cioè unica, d'accordo? Unica. Ed è un messaggio dato recentissimamente in questo attuale contesto storico, mondiale, politico, sociale ed ecclesiale che stiamo vivendo. Imitandone la carità, dobbiamo imitare la carità di Maria, imparare come si tratta il prossimo da lei, non sciacquarsi sempre la bocca con la Madonna, ma dove stanno poi le virtù di Maria? Oh, l'umiltà di Maria, la carità di Maria, dove sta? Dove la vediamo in giro? La vera devozione consiste nell'imitazione, diceva Padre Pio. Non nel, capite? Una santa persona, avrò detto queste testuali parole, devoto della Madonna, d'accordo? È chi ne imita le virtù, non chi dice il rosario o porta il rosario.
Io lo porto il rosario in mano, spessissimo come gesto d'amore, ma lo so benissimo che questo qui non mi rende affatto Mariano, d'accordo? Perché potrebbe diventare la mia condanna, il gesto di un bambino che vuole stare sempre nelle mani della mamma perché ha paura di se stesso. Io ho molta paura di me stesso, di combinare guai, ma questo non mi rende Mariano? C'è bisogno che chi mi incontra veda in me Maria, vivente, parlante, operante, allora forse sono diventato un pochino mariano. D'accordo? E compiendo fedelmente la volontà del Padre, questa è la Madonna, colei che compie fedelmente la volontà del Padre. Chi è mia madre e i miei fratelli? L'abbiamo ascoltato, dalla Madonna di Maria. Chi compie la volontà di Dio è mia madre, o meglio, rappresenta mia madre, è devoto di mia madre. È la volontà di Dio compiuta in tutto e per tutto, e con la massima perfezione possibile. La prossima volta riprendiamo da qui, perché io volevo come sempre concludere, ma purtroppo quando ci si addentra nella bellezza e nella grandezza di questa straordinaria creatura e anche di queste implicazioni, cioè vedere i rapporti bellissimi tra Maria e la Chiesa, approfonditi in un contesto proprio, ripeto, di quest'anno in cui per la prima volta la Chiesa ha celebrato la memoria liturgica di Maria Madre della Chiesa, oltre che un piacere, un grandissimo onore, insomma, per me. Quindi ringrazio anche le suore che dandomi la fiducia di questo nuovo ciclo di trasmissione mi hanno consentito di riprendere queste cose, insomma, che in parte conosco, ma che sono sempre altamente edificanti anche per me che devo parlare. Appuntamento per chi lo desidera alla prossima settimana. La mia benedizione a tutti. Ave.